Sabato 12 settembre 2020 alla Galleria Merlino alle Vecchie Murate di Firenze in via Ghibellina è in corso dal mese di maggio una mostra dal titolo indicativo e orientativo per i nostri telespettatori Lockdown. Ce ne parlerà Marina Volpi di Arte Expertise che l'ha organizzata. La mostra, benché in esposizione dal mese di maggio, vede la sua inaugurazione per motivi ovviamente di ottemperanza alle normative anti-Covid, vede la sua inaugurazione, il suo vernissage questo pomeriggio. Ma direi, mantenendo sempre le distanze con Marina, di passarle subito il microfono perché possa informare i nostri telespettatori di quanti sono gli artisti, quante le opere in mostra e soprattutto da quali paesi del mondo provengono, perché questa, come sempre in occasione di altre mostre promosse da Arte Expertise, è una mostra di respiro internazionale. Poi ovviamente vorremmo che comunicasse ai nostri telespettatori gli orari e i giorni di apertura al pubblico. Buonasera, allora questa è la mostra Lockdown che noi di Arte Expertise abbiamo ideato durante proprio il momento di isolamento sociale che abbiamo tutti vissuto e che da un certo punto di vista stiamo ancora vivendo. Durante questo periodo di chiusura totale delle gallerie noi abbiamo pensato ai nostri artisti, abbiamo pensato a cosa sarebbe successo nello scenario artistico contemporaneo a livello internazionale, perché questo periodo, siamo convinti, avrà delle ripercussioni sul mondo dell'arte, ci saranno delle conseguenze e dei cambiamenti nell'animo e quindi anche nell'animo estroflesso in pittura, scultura o fotografia di ognuno dei nostri artisti. Abbiamo quindi scelto una serie di artisti, come sempre con un taglio assolutamente internazionale, come è proprio dello stile di Arte Expertise, per rappresentare almeno in parte lo scenario artistico contemporaneo che si sta prospettando. Qui ci sono artisti provenienti dalla Nuova Zelanda, come dall'Italia naturalmente, come dall'America, dall'Inghilterra, che sono riusciti a spedire, a portare le loro opere anche in un periodo del genere, a testimonianza che comunque l'arte è molto forte, è una salvezza in un certo senso secondo me per gli artisti, ma anche per chi ne usufruisce e chi ne fruisce. Tra pittura, scultura, fotografia, ambrotipie, sperimentazioni varie anche da un punto di vista digitale, noi speriamo di portare del colore non soltanto nella nostra città ma anche virtualmente, naturalmente, attraverso la visione di queste opere. Adesso passo il microfono a una delle nostre curatrici per ulteriori informazioni sulla mostra. Grazie. Buonasera a tutti, io sono Maria Grazia e sono una curatrice di Arte Expertise, come diceva la nostra direttrice poc'anzi. Vi ricordo che i giorni per visitare questa mostra, che è cominciata subito dal 18 maggio ed andrà e finirà il 30 settembre, quindi di una durata molto molto ampia, potete visitarla tutti i giorni dal lunedì al sabato, tranne la domenica, negli orari 16-19. Quindi insomma ci saranno ancora molte occasioni per poter visitare questa mostra fino a fine mese.